Di presepi di Natale ne abbiamo raccontati davvero tanti e come sempre dentro ogni parrocchia ce n'è uno. Qui a Rosciano di Fano la comunità ha realizzato un presepe che unisce il passato con i giorni d'oggi. Sullo sfondo, nella parte destra, il paese Betlemme con tutti i mestieri e la vita di quel tempo. Al centro la Natività con la capanna, mentre a sinistra troviamo l'ospedale, quello di Fano, il Santa Croce, luogo di grande lavoro durante questi mesi di Covid da parte degli operatori sanitari. Il presepe trasmette commozione, ha sottolineato Don Federico Tocchini, perché ci tocca il cuore e la vita e ci richiama negli aspetti del Natale. Lo abbiamo voluto rappresentare in questo tempo così particolare che noi viviamo della pandemia, mettendoci un segno che lo richiamasse. E questo segno che richiamasse questo tempo difficile che tutti noi stiamo vivendo in questo momento, della pandemia, i ragazzi hanno pensato che poteva essere proprio l'ospedale dove ecco, si accolgono gli ammalati di Covid e non soltanto, dove si svolge con i loro confronti un servizio che diventa importantissimo. E questo perché Gesù che viene nel nostro tempo, viene nella nostra storia, viene nel nostro oggi e viene a donarci speranza. E noi sappiamo che lui è la nostra speranza e la nostra forza. E allora abbiamo voluto rappresentarlo. Poi il presepe ecco, ci porta dentro, noi ci possiamo rappresentare nei personaggi e da ogni personaggio che compone il presepe noi possiamo essere un po' anche accompagnati e guidati all'incontro con Gesù, ma non soltanto, anche all'incontro con noi stessi, all'incontro della vita. L'opera, realizzata da circa 10 ragazzi della parrocchia di Rosciano, ha visto 3 settimane di lavoro e ogni sera la realizzazione di una nuova scena. Sono state 2 le idee che ci hanno guidato. La prima è che fosse un presepe che avesse un segno di contemporaneità e che dicesse qualcosa per il tempo che stiamo vivendo nell'oggi. E il secondo è stato che fosse un presepe in progress, cioè che fosse un presepe in costruzione. E questo l'abbiamo vissuto, lo stiamo ancora vivendo nei giorni della novena. Ogni sera che ci siamo ritrovati a pregare attorno al presepe abbiamo aggiunto un elemento, un pezzo. E questo poi abbiamo lasciato che ogni personaggio, ogni elemento che compone il presepio ci parlasse. E in questo senso allora colgo anche l'occasione per esprimere un augurio di Buon Natale a tutti.